Siamo. Allora, buongiorno a tutti. Spero che la maggior parte di coloro che sono stati avvisati di questa assemblea siano già in ascolto. Questo breve preludio di immagini che abbiamo fatto vedere era un piccolo antipasto visivo relativo alle attività svolte da Docomomo in quest'ultimo consiglio e anche, diciamo, qualcosa del precedente, perché poi queste attività naturalmente non tengono conto dei periodi di consigliatura, ma molto spesso iniziano con un consiglio e finiscono con un altro. Come è successo, ne accenno rapidamente soltanto. Intanto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che si sono messi in contatto pure di sabato mattina. Purtroppo la pandemia ci ha molto frenato, ci ha rallentato, diciamo, nella nostra attività e ha creato una serie di problemi come dovunque. Quindi è stato gioco forza ricorrere a questi sistemi. E comunque le immagini che avete visto si riferivano al bando indetto dal Ministero e vinto per l'Atlante, per il sito Atlante dell'architettura contemporanea che abbiamo fatto insieme alla Sapienza. E questo però l'abbiamo fatto nel precedente consiglio, ma poi un'iniziativa che è a cavallo, diciamo, un po' dell'uno e dell'altro è il piano di conservazione dello Stato di Flaminio fatto per la Paul Getty Foundation d'accordo con Roma Capitale ed è stata una bella esperienza che sarà visibile tra poco, consegnata nel 2020. Un'altra iniziativa molto importante ed ancora in atto peraltro, è la mostra itinerante delle 100 architetti moderne in Basilicata e Puglia, che è partita da Matera nel 2019 e si concluderà a Taranto, essendo passata per le più importanti città delle due regioni, una sorta di, esprimendo, diciamo, dal punto di vista organizzativo, quel radicamento al territorio, ai vari territori, che l'architettura del Novecento, a cui all'architettura del Novecento possono essere attribuiti. Non è gli spettatori che vanno a una singola sede di mostra, ma è la mostra che va incontro agli spettatori di vari territori, con queste 100 architetture, tra cui ci sono le architetture di quel territorio. Poi, ovviamente, volendo ancora citare, non è l'argomento di questo di oggi, naturalmente, ma siccome non ci vediamo da parecchio tempo, ecco, un piccolo accenno volevo darlo, rimandando poi alla successiva assemblea una disamina più articolata delle nostre attività. E comunque abbiamo svolto collaborazioni di Docomomo con l'Italia, con varie istituzioni pubbliche, la Soprintendenza Speciale di Roma, con la Regione Campania per la legge sulla qualità dell'architettura, ancora con la Regione Campania e il Dipartimento DIARC dell'Università degli Studi di Napoli per il piano paesaggistico della Campania, con Open House a Roma,
è stato in merito al bando del MIBAC Festival dell'Architettura, vinto dal Comune di Bari con la sezione Basilicata e Puglia. E poi dato come Homo Italia con un workshop sugli spazi pubblici. E poi ci sono state, sempre con Open House, visite guidate a Napoli, in cui sono stato personalmente anche io coinvolto. E poi i corsi di formazione a Modena, a Lecco e a Milano, su vari argomenti. Ora, poi le altre immagini che voi avete visto sono relative alle implementazioni del sito, che sono molto importanti, fatte di recente, che comprendono SOS 900, cioè tutti gli appelli fatti. Appelli significa raccolta di materiali, esame di questi materiali, lettere, relazioni di vincolo, e quindi è un materiale che può avere anche in certo qual modo una valenza scientifica, a dimostrazione dell'attività, della duttilità dell'associazione nei riguardi del monitoraggio del territorio. E c'è sul sito, sotto questa finestra, ampio materiale che via via si sta accrescendo e costituisce un vero e proprio patrimonio, sia storico, sia diciamo tecnico, sia tecnologico. Poi ci sono le best practices, ci sono alcuni progetti di restauro, non molti, sui quali che sono molto ben riusciti e che secondo noi possono fornire spunti metodologici per altri successivi progetti, come in una sorta di work in progress. Ce ne sono solo due, ma ce ne saranno ben presto almeno altri due. Almeno altri due, non sono molti perché ovviamente è materia molto delicata anche dal punto di vista critico-storiografico. E poi ci sono le finestre che abbiamo aperte nelle collaborazioni con varie riviste, tra le quali in particolare il Giornale dell'Architettura, dove ogni socio può scrivere, ovviamente, presentando al direttore la cosa, poi al presidente di Docomomo. Il Giornale dell'Architettura ha una qualifica scientifica, come sapete, e poi c'è la rivista Restauro e Conservazione Magazine, anche con qualifica scientifica, e abbiamo la possibilità di scrivere tre saggi dai 10 ai 12.000 battute all'anno, non di più. Ma nemmeno di meno. Quindi, ma queste sono solo alcune delle attività. Ovviamente, tra le pubbliche amministrazioni non possiamo non citare la Regione Puglia e la Regione Basilicata, con le quali c'è stato questo rapporto tra in particolare la sezione Puglia e Basilicata per la realizzazione della mostra. Finito questo breve preambolo, passiamo al nuovo statuto. Vorrei precisare innanzitutto alcune cose che abbiamo già più volte scritto, ma che dalle domande che alcuni di voi hanno fatto ci rendiamo conto che ancora non sono chiarissime. Dunque, innanzitutto, il voto che si esprime oggi sullo statuto, può essere dato fino alle 20 di questa sera. Quindi è un cosiddetto voto asincronico, cioè non lo dovete dare mentre si svolge l'assemblea, a parte che lo potrete dare dal momento in cui io, finito di parlare, dichiarerei aperte le operazioni, salvo. Quindi lo potete dare dal momento in cui nel corso dell'assemblea, e quindi a fine assemblea sostanzialmente si dichiarano aperte le votazioni stamattina fino alle 20 di questa sera. Quindi non c'è nessuno, non è che se uno non può essere presente all'assemblea non può dare il voto. Essendosi studiato i documenti, lo può dare comunque, lo può dare fino alle 20 di questa sera. In proposito, vorrei ancora ricordare====
che noi abbiamo mandato lo statuto, il testo di nuovo statuto, lo abbiamo mandato circa 20 giorni fa a tutti. Il testo dello statuto ancora vigente sta sul sito, come è noto, come anche i regolamenti. E quindi in questo tempo era stato scritto che i soci avrebbero potuto fare delle osservazioni a cui noi poi avremmo disposto delle osservazioni, richieste, chiarimenti, quant'altro. Ne abbiamo avuto uno o due a cui ovviamente daremo risposta, ma appunto lo spazio principale in cui si sarebbero potute fare osservazioni, eccetera, era quello fino al giorno 22, mi sembra, o 21, fino al 22. Ecco, ora, ovviamente per chat è possibile chiedere ancora qualcosa, se non fosse chiaro. Ora, il nuovo statuto dell'Associazione Docomongo Italia è stato formulato per adeguarne l'articolato generale e la normativa alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017. Scusate, interrompo ancora un'altra volta. Vorrei dire che c'è, non a fianco a me, ma comunque è qui con noi, il dottor Santoro, che è il nostro consulente legale e amministrativo, che appunto è pronto a rispondere a eventuali domande. Parlerà dopo di me spiegando alcune cose specifiche dello statuto e ovviamente sarà con noi per ulteriori spiegazioni. Dunque, stavo dicendo, quindi, per adeguare al decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, che è il codice del terzo settore, e poi alle direttive introdotte dalle successive circolari ministeriali. Ce ne sono state 4-5 almeno. La decisione di effettuare tale adeguamento deriva dalla possibilità di avere una serie di vantaggi fiscali che agevoleranno lo svolgimento delle attività istituzionali, senza invece cambiare lo statuto e senza acquisire la denominazione ETS. Queste facilitazioni non ci sarebbero, a cominciare dal fatto che se l'associazione avesse un contributo economico, una gestione economica a qualsiasi titolo, dovrebbe farsi la partita IVA. Invece in quest'altro modo non si deve fare. Ma poi tu, il nuovo statuto deve, scusate un attimo, ricevo dei messaggi mentre parlo. Va bene, scusatemi se. Va bene. Allora, il nuovo statuto deve risultare. Era una cosa un po' complicata farlo. Noi ci abbiamo messo parecchio tempo e secondo me è tempo benedetto perché, al di là di alcune inevitabili perdite di tempo del filo di un ragionamento, eccetera, perché siamo stati sempre costretti noi del Consiglio a ragionare ovviamente via informatica, però ritengo che il lavoro sia stato proficuo e abbia dato poi un risultato soddisfacente. Il nuovo statuto doveva risultare compatibile da un lato con le condizioni definite dal suddetto decreto legislativo, cui ottempera un ampio spettro di tipologie associative, e dall'altro con i caratteri specifici che contraddistinguono Docomongo Italia rispetto ad altre associazioni o fondazioni. È pertanto stato necessario inserire nel documento alcuni articoli che, pur non incompatibili con i caratteri e la natura della nostra associazione, ne restano sostanzialmente estranei. Ugualmente, per ottemperare a specifiche disposizioni contenute nelle successive circolari ministeriali, è stato necessario riportare alla lettera i testi di alcuni brani della legge
nei corrispondenti punti dello statuto. Pertanto, il nuovo statuto è un documento. Scusate, spengo il cellulare perché. Scusatemi, spengo il cellulare. Dunque, è stato pertanto necessario inserire nel documento alcuni articoli che, pur non incompatibili con i caratteri della natura della nostra associazione, ugualmente, per ottemperare a specifiche disposizioni ministeriali, abbiamo dovuto inserire dei brani proprio presi pari pari dalla legge. Pertanto, il nuovo statuto è un documento di carattere generale che definisce forme organizzative non specificate nel dettaglio, rinviando tali aspetti ai regolamenti, e ciò anche per evitare che eventuali successive modifiche negli specifici aspetti organizzativi, quali, non so, la struttura, il numero dei componenti degli organi associativi, gli aspetti procedurali, eccetera, comportino nuove variazioni dello statuto con tutto quanto ne conseguirebbe in termini amministrativi e procedurali. Quindi lo statuto è un documento quadro, autonomo, dal quale derivano i regolamenti. È in questi ultimi che trovano posto le specifiche strutturali e organizzative dell'associazione, che vanno definite e discusse in assemblea ordinaria solo dopo l'approvazione dello statuto in assemblea straordinaria, che è quella che stiamo facendo oggi. Insomma, i regolamenti presuppongono lo statuto. Lo statuto non dipende dai regolamenti, anche se naturalmente nel fare lo statuto un'idea dei regolamenti certo bisogna averla e bisogna avere una chiara idea di ciò che si può fare e non si può scrivere nei regolamenti. E ovviamente il Consiglio ci sta lavorando e al più presto poi faremo un'assemblea ordinaria nella quale approvare i regolamenti. Perché dico i regolamenti e non il regolamento? Così come attualmente i regolamenti sono due, uno relativo a Docomommo Italia Nazionale, all'associazione diciamo considerata nella sua globalità e quindi con riferimento all'intero territorio nazionale e agli organi centrali di essa, l'altra invece relativa alle sezioni, ai gruppi di lavoro che operano sul territorio. Ora, naturalmente non è possibile fare un confronto puntuale tra lo statuto attualmente vigente e che è stato fatto 20 anni fa, e con quindi con tutte le differenze, ecco, chiamiamole così, che possono esserci rispetto a un documento fatto oggi, dopo 20 anni, che ha dovuto recepire una serie di norme, peraltro specificate da ulteriori circolari ministeriali che sono venute dopo il decreto legislativo. Quindi è stato un lavoro abbastanza complicato. Comunque, vediamo, soffermiamoci un attimo sui punti più significativi. Ecco, l'articolo 1 del nostro nuovo statuto, che si chiama Costituzione, espone sinteticamente le procedure costitutive che porteranno l'associazione, passando per la forma giuridica di associazione di promozione sociale, all'iscrizione nel registro unico del terzo settore, con l'acquisizione dell'acronimo ETS. Questo percorso è stato già iniziato dalla sezione locale, comunque dalla sezione Puglia e Basilicata, che ha già iniziato questo percorso di trasformazione. L'ultimo comma, e qua rispondiamo a una osservazione che è giusta, intelligente, che è stata fatta, che diceva nello statuto precedente erano citate delegazioni e sezioni che qua non sono citate. Ecco. Non sono, e diceva il socio, sono delle cose molto importanti, delle sezioni, perché stanno sul territorio e costituiscono le radici di Docomommo Italia. E noi siamo perfettamente d'accordo. Anche se magari
Dovete pensare, molti docomomo europei non hanno sezioni, ma io penso che avere delle sezioni, avere dei gruppi di lavoro è fondamentale perché essi costituiscono l'occhio localizzato dell'assemblea e naturalmente ci devono essere dei riferimenti in questi gruppi di lavoro ai quali è possibile far capo per segnalazioni, per informazioni su appelli, su richieste di appelli che possono arrivare dovunque e che possono anche essere, non dico fasulli, ma comunque bisogna poi valutarne il peso, bisogna valutarne le modalità e così via. L'articolo 1, quindi diciamo nel primo articolo è detto chiaramente, non solo che, ecco, le norme, dunque l'associazione è disciplinata dal presente statuto e da specifici regolamenti. Questo è l'ultimo comma dell'articolo 1 del nuovo statuto, che approvati secondo le norme statutarie, regolamentano quanto non espressamente previsto nel presente statuto riguardo ai rapporti associativi e alle attività dell'associazione. Quindi viene ribadito che lo statuto è un documento quadro e che nei regolamenti poi vengono specificate tutte le altre questioni. L'articolo 2, sede e durata, che corrisponde all'articolo 3 dello statuto attualmente vigente, quello di 20 anni fa, del 2000, che però è ancora oggi vigente, in base al quale si svolge la nostra attuale, anche, la nostra attuale riunione, diciamo, assemblea. E qui viene precisato nell'articolo 2 che l'associazione può promuovere infatti la costituzione di rappresentanze sul territorio nazionale. Le abbiamo chiamate rappresentanze nazionali. Quindi la tipologia di queste rappresentanze, delle sezioni, delegazioni, vedremo come chiamarle, eccetera, che figura nello statuto attuale, sarà appunto precisata nei regolamenti. In linea di massima si tratterà di due tipologie. La prima, che ha una sua autonomia economica e ha un suo statuto fatto sulla falsariga, compatibile, diciamo, con lo statuto dell'Associazione Docomomo Nazionale. E quindi corrisponde a uno schema di decentramento, sedi distaccate da loro. L'altra invece, fatta da gruppi di lavoro che comunque operano a più stretto contatto con il Docomomo, con il Docomomo nazionale, col CD, eccetera, anche il CD sta anche a stretto contatto con le altre, ben inteso, perché i programmi devono essere sempre approvati dal CD di qualunque gruppo di lavoro sul territorio. Si ribadisce al riguardo il contenuto dell'osservazione fatta, quindi che tali diramazioni dell'associazione sul territorio nazionale sono indispensabili per la conoscenza e il controllo del patrimonio del Novecento. L'articolo 3, finalità corrispondente all'articolo 2 dell'attuale statuto, richiama l'affiliazione di Docomomo Italia a Docomomo International, con particolare riferimento alle finalità di documentazione e conservazione, e direi con una maggiore puntualità rispetto allo statuto attuale del 2000, che è ancora vigente. Poi l'articolo 4, attività. Questo corrisponde all'articolo 4 dell'attuale statuto. E indica, dunque, sono indicate due tipologie di attività. La prima ne comprende quattro e sono di carattere più generale e sono rilevate direttamente alla lettera da quelle indicate dal testo di legge, che erano compatibili con la natura e gli obiettivi dell'Associazione Docomomo Italia, ma dovevano comunque essere inserite necessariamente
Era una delle condizioni sine qua non per questo processo di trasformazione in ETS e sono di carattere però più generale. Poi seguono quelle contrassegnate dalla lettera A, da A ad H, che sono le attività specifiche di Docomo, che trovate anche nello statuto attualmente vigente, magari scritte qualcuna con parole diverse, ma le trovate. Oh, l'articolo 5, i soci. I soci, questo articolo corrisponde all'articolo 6 dello statuto attualmente ancora vigente. E noi abbiamo previsto semplicemente tre categorie di soci in luogo delle quattro indicate dall'attuale statuto. L'attuale statuto che fa? Indica i soci ordinari e i soci collettivi. Poi indica i soci ordinari, scusate, i soci ordinari e i soci collettivi, poi indica i soci onorari e indica i soci sostenitori. Ora, i soci ordinari e i soci collettivi, noi li abbiamo riuniti in un'unica categoria di soci ordinari, tra loro distinti per natura sociale e per l'entità della quota che paga. I soci ordinari sono persone fisiche. Quindi, mentre i soci, quelli chiamati soci collettivi, sono persone giuridiche. Siccome tutti, sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, può essere un dipartimento universitario, eccetera, o un'altra associazione, possono, devono pagare la quota ordinaria annuale, sono tutti soci ordinari, cioè sia le persone fisiche, cioè i soci semplici, che oggi pagano 30 euro, o gli studenti che oggi pagano 20 euro, sia quelli sei, sia i soci invece che chiamavamo collettivi, e cioè un istituto universitario, per esempio, siccome pagano una quota annuale, sono soci ordinari. Sono distinti poi dalla loro natura sociale, nel senso che alcuni sono persone fisiche, altri sono persone giuridiche. Le persone fisiche pagano una determinata quota, oggi 30 euro, le persone giuridiche pagano una quota superiore, oggi 170 euro. Ma entrambi pagano la quota. Poi c'è una distinzione di quote, quindi sono tutti soci ordinari. Chiaro? Poi ci sono i soci onorari, che sono contemplati anche nello statuto del 2000. Ma che noi abbiamo ritenuto che non hanno diritto di voto per il fatto che non partecipano alle attività correnti, ordinarie e straordinarie, forse potranno pure partecipare, ma comunque non alle attività ordinarie e strutturali dell'associazione. E poi ci sono i soci sostenitori. I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, che siano, che elargiscono contributi spontanei non stabiliti a priori all'associazione in denaro o anche in natura. E qui veniamo all'articolo dei volontari che non c'era nello statuto attualmente ancora vigente. E che invece ci deve essere in questo statuto, infatti è stato messo anche nello statuto della sezione Puglia e Basilicata, è stato messo anche qui volontari e attività di volontariato, inserito ex novo per legge, sostanzialmente estraneo a Docomo Italia, dove i soci per definizione sono tutti volontari. Anche però non si può però escludere che in occasione di manifestazioni, mostre, convegni possano esserci dei volontari locali ed episodici che poi magari non sono iscritti all'associazione. Quindi diciamo anche questa ha una sua ratio, ma in linea di massima l'articolo è stato inserito. Poi c'è l'assemblea dei soci, assemblea dei soci corrispondenti all'articolo 8 del nuovo statuto che stiamo esaminando,
che corrisponde agli articoli 11, 12 e 13 dell'attuale statuto e si adegua alle normative e modalità vigenti di validazione e di votazione, sia per l'assemblea ordinaria sia per l'assemblea straordinaria. Credo che abbiate letto, l'assemblea è praticamente costituita in prima convocazione quando sia presente, leggiamo queste note. Specifiche, che sono molto più specifiche di quelle dello statuto attualmente vigente. E quindi l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con la maggioranza del 50% più uno dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie dell'associazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Qua c'è un po' una stretta dell'assemblea. Nel vigente statuto, queste però non sono norme che valgono oggi, perché varranno queste norme, come l'intero statuto che noi stiamo esaminando, varranno dopo che c'è stata la registrazione nel codice del terzo settore. Chiaro? Quindi fino ad allora vale lo statuto attuale. E poi c'è l'articolo 9. L'articolo 9, il consiglio direttivo, corrisponde agli articoli 14, 15, 16 dell'attuale statuto. E contrariamente a quest'ultimo, cioè contrariamente all'attuale statuto, prevede un numero di componenti non già definito, ma da definire tra un minimo e un massimo e da specificare dove nel regolamento. E questo sempre per quella cosa che abbiamo detto. In tal modo, ove necessario, sarà possibile variarlo a seguito di incrementi delle attività associative secondo un criterio di proporzionalità, anche in rapporto al numero degli iscritti, che, come sapete, può variare da un anno all'altro. Tale eventuale variazione, comunque, come altre per altre cose, potrà così essere attuata senza rinnovare lo statuto, evitando tutte le conseguenti complicazioni burocratiche, perché una cosa è variare anche una virgola dello statuto che oggi stiamo esaminando e richiede tutta una serie di passaggi. Una cosa invece è variare un qualcosa che abbiamo specificato nel regolamento, lo possiamo fare direttamente noi in assemblea ordinaria. È chiaro? Quindi, è una cosa molto più semplice, quindi anche dal punto di vista procedurale c'è una logica. Altro elemento differente rispetto all'attuale statuto è la previsione di massimo 2 trienni consecutivi per una stessa consiliatura, lì dove prima erano 3, sulla base di una legittima interpretazione del vigente statuto, che recita: i membri del CD sono rieleggibili fino a 2 mandati consecutivi, rieleggibili. Significa che c'è una elezione, poi ci sono altre 2 rielezioni e quindi alla fine le elezioni dei 3 anni sarebbero 3, in base a questa norma. Ora, ci sono naturalmente ragioni valide, sia che possano supportare l'ipotesi dei 2 trienni consecutivi, sia quella che può supportare l'ipotesi dei 3 trienni consecutivi. Quella dei 2 trienni che noi qui abbiamo inserito deriva dal fatto che innanzitutto i 2 trienni sono vigenti anche in DOCOMOM International, quindi c'è una coerenza con DOCOMOM International. Secondo poi che 2 trienni sono tanti e 3 trienni sono già tanti, questo ve lo dico io che sto alla fine del secondo triennio da presidente. Sono già tanti e sono molto faticosi. Ora, 3 trienni sarebbero ancora più faticosi,
e sono addirittura più del Presidente della Repubblica. Insomma. Comunque, l'ipotesi dei 3 trienni, certo, è un'ipotesi di massima. Nulla costringe a eleggere per 3 volte di seguito le stesse persone, ma e quindi diciamo può valere come ipotesi di massima. Teniamo anche conto sia a supporto dell'una che a supporto dell'altra ipotesi, che questi periodi poi possono, per motivi contingenti, è già successo, essere prolungati di 6 mesi, di alcuni mesi, eccetera, perché ci sono delle cose in corso, dei motivi di continuità che sono quelli che poi sostengono la maggiore durata della consigliatura. In ogni caso, noi qua abbiamo messo 2 trienni per una stessa consigliatura, che era poi l'intenzione probabilmente anche del precedente statuto, che era però stato scritto abbastanza male in questo. Poi c'è, diciamo, questi diciamo sono i punti principali che sono stati oggetto di discussione insieme a tanti altri, perché capirete che discutere uno statuto anche nelle sue generalità, nei suoi aspetti di generalità che devono alla fine contraddistinguerlo, comporta anche discutere di aspetti dei regolamenti, che poi dovranno dar corpo, sostanza e definizione alle affermazioni che si leggono poi nello statuto. Ora, io spero di non. Poi, ovviamente, c'è l'articolo sul presidente, articolo 10 che corrisponde all'articolo 17 dell'attuale ancora statuto vigente del 2000. Poi ci sono i libri e i registri, ci sono ancora gli organi di controllo, il collegio dei revisori, l'articolo 14 dell'attuale statuto, organi di controllo. E l'articolo 15, collegio dei revisori dei conti, eccetera. Questi li abbiamo dovuti inserire per legge, ma naturalmente non riguarda, sì, possono anche, uno può anche decidere di eleggere gli organi di controllo, eccetera, ma non riguardano naturalmente la dimensione di Docomo. Poi, vedete la questione del voto asincrono, sì. Patrimonio, risorse economiche, scioglimento della. Quindi l'articolo 14 e l'articolo 15 sono anche quei famosi articoli che abbiamo messo per uniformare lo statuto di Docomomo Italia modificato ai nuovi obbligatori alle nuove, diciamo, statuizioni della legge, del decreto legislativo. Io, prima di dare la parola al dottor Santoro, che spero non dica che ho detto una serie di fesserie dal punto di vista amministrativo, e comunque le correggerà sicuramente e poi spiegherà alcune cose anche più in dettaglio, vorrei dire che non siete obbligati a votare stamattina, non siete obbligati a votare alle 4 del pomeriggio, non siete obbligati a votare alle 6, siete obbligati a votare entro le 20, le ore 20 di questa sera, nel senso che dopo che ci siamo visti e sentiti potrete avere anche bisogno di andarvi a rileggere lo statuto attuale, lo statuto nuovo, e quindi poi esprimere il vostro voto in piena libertà e autonomia, senza alcun condizionamento. Quindi ribadisco, il voto è asincrono, prescinde dal tempo di durata di questa assemblea. Alla fine io dirò sono aperte le votazioni, potete votare dal momento in cui lo diciamo fino alle 20 di questa sera. Quindi chi deve accompagnare il bambino a scuola o deve andare a fare qualche altra cosa, eccetera, può fare tranquillamente, e poi
vota entro stasera. Spero di essere stato chiaro. Qualunque cosa poi. Va bene, io darei la parola al dottor Santoro, se c'è, di Sì, ci sono. cui non vediamo l'immagine, ma sentiamo la voce. Allora, buongiorno a tutti. Mi ascoltate? Si sente? Si sente? Sì, si sente. Ah, Sì, perfetto. sì. Allora, dopo la sua brillante esposizione, insomma, che è abbastanza completa su quelle che sono state le novità introdotte nello statuto che vi accingete ad approvare, io vorrei il mio intervento, vorrei che una volta per tutte spiegasse, insomma, a tutti quanti il motivo per cui si fa lo statuto. Beh, per cui si deve approvare questo statuto. Allora, Docomo Italia era in sostanza come natura giuridica un'associazione non riconosciuta che era iscritta all'anagrafe delle ONLUS. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 117-2017, meglio conosciuto come codice del terzo settore, il registro delle ONLUS scompare e praticamente tutte le agevolazioni fiscali previste dal registro delle ONLUS, perché attenzione, molti parlano di ONLUS come se fosse una natura giuridica dell'organizzazione. In realtà l'ONLUS riguarda solo ed esclusivamente un'agevolazione di natura fiscale. Ora, per continuare a godere di queste agevolazioni fiscali, l'organizzazione deve modificare la natura giuridica, nel senso che rimane comunque un'associazione non riconosciuta, però acquisisce lo status di associazione di promozione sociale, che è praticamente la natura giuridica più idonea a quelle che sono le caratteristiche della vostra organizzazione. Il decreto legislativo 117-2017 impone tutta una serie di clausole obbligatorie per poter diventare associazione di promozione sociale e quindi successivamente ente del terzo settore. Per divenire associazione di promozione sociale occorre innanzitutto scrivere l'acronimo APS, o eventualmente per esteso associazione di promozione sociale nella denominazione dell'organizzazione. Successivamente, completato il processo di iscrizione al registro unico del terzo settore, il RUNTS, che dovrebbe essere operativo dal 30 aprile di quest'anno, verrà assegnato un numero di iscrizione all'associazione e quindi da quel momento in poi cambierà ulteriormente la denominazione, nel senso che si chiamerà l'associazione Docomomo Italia trattino ETS, ente del terzo settore, e andrà naturalmente specificato il numero di iscrizione al registro. Per poter arrivare all'iscrizione al registro unico del terzo settore, occorreva, come dicevo prima, modificare lo statuto e inserire alcune clausole obbligatorie. Queste clausole obbligatorie le riassumo in 5 punti. Innanzitutto, la denominazione di cui ho detto poco fa. In secondo luogo, bisognava inserire tra le attività una delle 26 attività previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 117-2017. E praticamente voi ne avete inserito due di queste attività previste dall'articolo 26. Altra clausola obbligatoria che ha dato adito anche a delle insomma, ad una discussione piuttosto accesa, riguarda i volontari, l'articolo 6. I volontari sono, anche se non vengono utilizzati dall'organizzazione, devono essere
previsti dallo statuto. Ma i volontari previsti dallo statuto, dall'articolo 6, e che si richiama all'articolo 17 del codice del terzo settore, riguarda solo l'utilizzazione abituale di volontari, cioè sempre le stesse persone che abitualmente svolgono l'attività di volontariato a vantaggio dell'associazione Docomum Italia. Per questa tipologia di personaggi praticamente la legge impone che l'associazione tenga un libro di questi volontari e che paghi un'assicurazione sia sugli infortuni che una polizza assicurativa di responsabilità civile. Altra clausola obbligatoria prevista dal codice del terzo settore riguarda il cosiddetto organo di controllo, che, come diceva prima anche l'architetto Carughi, no, almeno attualmente non riguarda l'associazione Docomomo, in quanto non raggiunge i limiti previsti dall'articolo 30, secondo comma, del decreto legislativo 117-2017. Vale a dire, il codice del terzo settore dice che se l'associazione supera due di tre limiti che sono rappresentati da 110.000 euro di attivo patrimoniale, 220.000 euro di ricavi e almeno 5 dipendenti, allora se vengono superati due di questi tre limiti, l'associazione è obbligata ad istituire un organo di controllo. Altra clausola obbligatoria riguarda il collegio dei revisori. Anche in questo caso l'articolo 31 al primo comma del decreto legislativo 117-2017 prevede che se vengono superati due di tre limiti, che in questo caso sono ancora più elevati, vale a dire 1.100.000 euro di attivo patrimoniale, 2.200.000 euro di ricavi e almeno 12 dipendenti, se vengono superati due di questi tre limiti, l'associazione ha l'obbligo di istituire un collegio dei revisori. Ciò non riguarda Docomomo Italia, almeno in base agli ultimi bilanci, agli ultimi rendiconti dell'associazione, però, ripeto, lo statuto deve prevedere questa possibilità. Infine, l'articolo 45 e successivi del decreto legislativo prevedono tutta la procedura per l'iscrizione al registro unico del terzo settore dell'associazione di promozione sociale che ne fa richiesta. Questo è previsto anche nel vostro statuto, all'articolo 18, quando si parla appunto dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore. Allora, queste sono le clausole obbligatorie che sono state inserite nello statuto della vostra organizzazione. Perché iscriversi al registro unico del terzo settore? Il codice del terzo settore, all'articolo 79, quest'articolo riguarda praticamente la disciplina fiscale delle associazioni, le disposizioni in materia di imposte sui redditi, afferma che, cioè, praticamente divide in due il mondo dell'associazionismo: le piccole associazioni che vivono solo di quota associativa e che non svolgono prestazioni di servizi nei confronti dei propri associati, e le altre associazioni. Allora, per questo tipo di associazioni non è necessaria l'iscrizione nel registro unico del terzo settore, non è necessario che ci si iscriva, che si diventi associazione di promozione sociale. Se invece vengono forniti anche prestazioni di servizi nei confronti dei propri associati, l'associazione ha due possibilità: o apre la partita IVA o diventa ente del terzo settore. Siccome
l'apertura della partita IVA comporta tutta una serie di adempimenti fiscali e dei costi per l'organizzazione non indifferenti, abbiamo preferito, cioè è stato preferito dal presidente e dal consiglio direttivo, la trasformazione dell'associazione in associazione di promozione sociale iscritta al registro e che quindi poi diventerà ente del terzo settore. Oltre a questi, quali sono gli altri vantaggi? Innanzitutto continua ad essere iscritto nell'elenco dei beneficiari del 5 per 1000. Può partecipare a bandi pubblici in cui sarà espressamente richiesta l'iscrizione nel registro unico del terzo settore e così via dicendo. Potrà svolgere attività nei confronti dei propri associati dietro pagamento di un corrispettivo senza che ciò rappresenti un reddito imponibile, quindi non dovrà fare nessuna dichiarazione dei redditi e potrà ricevere donazioni ed erogazioni liberali. Voi sapete che adesso col codice del terzo settore l'erogazione liberale, la detrazione è passata dal prima era al 19, poi è passata al 24, adesso col codice del terzo settore è passata al 30%, cioè se un privato praticamente dà 1000 euro come erogazione liberale all'associazione, nella successiva dichiarazione dei redditi si potrà detrarre il 30%, il che insomma non è poco. Ecco, queste velocemente insomma ho sintetizzato quelle che sono le agevolazioni di cui gode un'associazione di promozione sociale iscritta nel registro unico del terzo settore e quindi un ente che diventerà successivamente un ente del terzo settore. Se ci sono domande in merito, io sono a vostra disposizione per esaudire insomma ogni richiesta. Prego. Mi sentite? Che è successo? Scusate. Allora, dopo queste, diciamo, esposizioni sintetiche di un lavoro che è durato diversi mesi, è durato diversi mesi, è durato quasi 20 incontri del consiglio direttivo, io prendo atto, primo, del fatto che non ci sono state, tranne una osservazione scritta nei 20, quasi 20 giorni che hanno preceduto l'assemblea, a partire dall'invio del testo che vi abbiamo fatto, e quindi nessuno ha posto osservazioni scritte, e ora per chat, se qualcuno vuole fare delle domande, fare delle osservazioni, eccetera, il dottor Santoro ed io, in rappresentanza sempre naturalmente del Consiglio, siamo a disposizione, altrimenti se non c'è altro, io dichiarerei ufficialmente aperta la votazione, già credo che sia stato in ogni caso attivato il link della votazione. Vi ricordo ancora una volta che potete votare fino alle ore 20, quindi non è che se dovete andarvene dovete controllare una cosa, eccetera, potete farlo dopo e votate dopo, quindi nell'arco della giornata di oggi. Ecco. Quindi, potete, come vedete, votare utilizzando il link ricevuto oppure mandare un'email, chi non è impossibilitato, mandare un'email direttamente al segretario, all'indirizzo della segreteria Docomomo. Quindi saranno conteggiati anche i voti che arrivano in quest'altra forma.
È possibile votare utilizzando il link ricevuto via mail o in alternativa inviando una mail a segreteria@docomounitalia.it. Mi pare che più chiaro di così si muore. Fino alle ore 20. Naturalmente poi daremo notizia degli esiti della votazione. Va bene, architetto, io posso abbandonare, cioè vedo che non c'è nessuna richiesta, Allora, io posso certo. abbandonare, va bene. Allora io saluto tutti, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di assemblea. Dottore, la ringrazio e auguri per il suo braccio. Grazie, Addirittura buongiorno. un incidente. Va bene. Dunque, mentre invece io anche a questo punto, innanzitutto vi ringrazio di nuovo per questa faticosa e complessa collegamento. Cercheremo di migliorare nei prossimi, quando ci saranno. E vi ringrazio, vi invito a votare come ritenete, naturalmente. E vi sottolineo ancora l'importanza di questa trasformazione che purtroppo nell'ordine delle cose, perché le cose cambiano, in 20 anni possono cambiare tante cose. Quindi grazie a tutti e arrivederci ai prossimi incontri che saranno sicuramente molto vicini. Va bene? Grazie.